Va bene, ciao a tutti signori, oggi facciamo i tre nuovi del vaporificio della linea 1.12. Eccoci qua ragazzi con i nuovi della linea vaporificio, linea 1.12. Benissimo. Allora, ricordiamo che per chi non lo sapesse, per i vecchi svapatori come me, il vaporificio sono stati i primi in assoluto ad estrarre il tabacco. E nel lontano 2012 erano usciti con la selezione il vaporificio e io nel 2012 avevo avuto l'opportunità di svaparli, visto che ho iniziato in quel periodo lì. Ecco perché hanno dato il nome a questa linea 1.12. Ah, allora signore, partiamo con l'innovatio. Allora, facciamo vedere una cosa molto molto carina. Innovatio. Facciamo sì. Vedere anche una cosa molto molto carina che tutti i produttori dovrebbero fare. Sì. Allora, innanzitutto c'è il foglietto illustrativo dentro che vi dice proprio per bene come diluire il liquido. Dalla A alla Z, in tutte le dosi che volete fare, se volete farlo appunto 50-50, nicotina 0, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, avete tutte, cosa molto 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 importante, moltissimo, tante case produttrici ti danno la scatolina, sì, cosa sa il liquido? È molto semplice, basta scrivercelo al lato. Ughe script, allora leggiamolo Stefanello, leggiamolo. Figata. Leggo io. Vai. Tu NASA. Allora, un blend di tabacchi dolci, l'inglese Cavendish e lo speziato orientale, sapientemente miscelato con una nota intensa di mirtillo e dolcemente avvolto da ruby cioccolate. La vera innovazione nell'aroma. Questo qua si chiama innovatio, eh? Allora, al naso si percepisce la parte fruttata del liquido. Il tabacco non lo percepisce. Io sento mirtillo, il fruttato praticamente. È un mirtillo veramente spettacolare. Proveremo su 1928 Cthulhu Mod. Andate a vedere il video, bastardi. 6 spire di 28 ogni 80 per una 0,82. In aspirazione sentite la parte di Oriental. Io il Black Cavendish su questo atomizzatore non lo riesco a capire, non lo riesco a percepire. In aspirazione sentite bene la nota dell'Oriental, appunto accompagnata dal mirtillo. Veramente, veramente eccezionale. Buono, buono, buono. È secco quel tabacco lì? No, sono due tabacchi dolci. Allora, il liquido mi piace molto. Sinceramente il tabacco non ce lo sento, probabilmente... Non lo percepite. Io non sento proprio niente. Dovete essere proprio appassionati di tabacco e allora riuscite a percepire le note tabaccose. Io tra le due riesco a sentire solo quella dell'Oriental. No, io non sento niente, sento solo il fruttato che, devo essere sincero, non è pesantissimo. No. Secondo me è un liquido fatto bene. Molto bene. Molto bene, buonissimo. Forse adesso, buttandolo fuori dal naso, sento un pelino di tabacco, ma non riesco a capire quale dei due. È buono, è un mirtillo, cosa c'è il mirtillo? Black Cavendish Oriental. Ah, solo mirtillo. Quindi sì, io sento del gran mirtillo, mi piace questo. È un bel tabaccoso fruttato, buono 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 buono. Io gli do un bel 9. Io gli do 8. Quindi andiamo col secondo, che sarebbe il Primus. Primus, leggo la descrizione. Teve la descrizione e io faccio. L'American Blend incontra il classico aroma del caffè, il tutto miscelato con note di calù e caramello per sensazioni intense ed avvolgenti. Qui all'olfatto si sente il caffè e il liquoroso della calua. Sì. Se lavate è un caffè buono però, Se eravate abituati a bere o il B52 o l'Alexander, percepite proprio la nota del liquore calua. Lo proveremo sempre su 1928 di Cthulhu Mod, sempre. Andate a vedere il video, bastardi. Allora, io qui la nota dell'American Blend non ce la sento, però sento un grande aroma di calua e di caffè che è veramente spettacolare. Buono. Spettacolare. Questo è uno di quei generi che piace a me. Magari con altri atomizzatori che esce di più la nota tabaccosa accompagnata appunto dalla calura del caffè, questo è veramente tanta roba. 9,5 per me, perché è proprio il genere che mi piace, il caffè o comunque il liquore di caffè. Io sento più caffè che calua, però un caffè, forse è il caffè della calua, forse buonissimo anche questo. Io qua gli do un po' di più perché mi piace di più il caffè.
rispetto all'altro. Quindi gli do un 9. Questo spacca. Questo spacca. Spacca bene questo. Come si chiama? Primus. Primus. Buonissimo questo. No, provatelo, perché sta cosa qua col caffè è un caffè buono, eh? Molto buono. Passiamo all'ultimo. L'Eureka. Eureka! È l'abbinamento perfetto di un liquido complesso che sposa perfettamente tabacco Kentucky, le note della liquirizia, cacao e freschezza della crema alla menta. Innanzitutto una cosa che non abbiamo detto prima, il vaporificio non ha mai fatto aromatizzati. Ah, okay. Sono i primi che fanno, hanno sempre fatto solo esclusivamente tabacchi. E che tabacchi. Allora, questo qui è spettacolare, perché all'olfatto sentite, Madonna, la nota tabaccosa del curato a fuoco del Kentucky. Sentite il cacao, sentite la liquirizia, sembra di mettere, sai cosa sembra? L'after eight. Sembra di mettere il naso sopra un bicchiere di brancamenta. Per me è l'after eight. Sai, i cioccolatini? Sì. Cioccolato con quelli che costano un casino. L'After Eight. È uguale. Minchia, uguale all'After Eight, cioccolato e menta. Sempre su 1928 by Cthulhu Mod, andate a vedere il video di nuovo, bastardi. Quindi a questo punto l'avete già visto tre volte il video di 1928 di Cthulhu Mod. Tre volte. Secondo me questo qua mi piace. Mi piace tanto. La nota del Kentucky la si sente subito in aspirazione. Ma poi vi rimane in bocca questa nota di liquirizia e menta, e non è una menta fresca, è proprio la menta peperita tipo quella del mojito. E questo è un altro 9,5 per me. Uno, perché mi piace tanto il Kentucky. Questo qua è mio, eh. Questo qui è buono tanto, buono. Io sono un amante del tabacco Kentucky, e con questo mix non riesco a percepirci il cioccolato, però la nota di liquirizia e di menta si sente molto bene. Questo qua è veramente buonissimo. È buono. Io il tabacco non ce lo sento, non so cosa dire. Il tabacco non ce lo sento. Poi sentite quella liquirizia e l'After Eight, cioccolato e menta. Ma proprio uguale all'After Eight per me. Per me è identico all'After Eight con l'aggiunta di liquirizia. Io adoro la liquirizia. La menta non mi piace svaparla, però mi piace tantissimo. Mi piace proprio la menta, ma non mi piace svaparla. Però qua è veramente buonissimo. Io qua gli do 9,5 perché mi piace tantissimo. Veramente, veramente buono. Questo qui ci era piaciuto anche in fiera, nonostante li facessero provare appunto sotto iniziatori da fiera. No, che buono. Cioè, veramente, un After Eight con la liquirizia. Se avete mai mangiato gli After Eight, questo è uguale, identico. Il tabacco non ce lo sento. Questo è 9,5 perché questo è buonissimo. 9,5 anch'io. Vi ricordo, nuova linea il vaporificio 1.12, il Innovazio, Primus ed Eureka. Eureka spacca. Spaccano tutti, però Eureka, roba bella. Signore, recensiteci su Flavorito, mi raccomando, perché sennò siete dei bastardi. E seguiteci su Instagram, su Facebook, iscrivetevi al canale e basta, con l'ultima sbappata di Stefanello. Ci vediamo al prossimo video, che non si sa qual è. Va bene, ciao.